Benvenuti alla presentazione del corso in biologia molecolare della Scuola di Scienze. Io sono Francesco Argentone, sono il vicepresidente di questo corso. La biologia è una scienza che si occupa di fenomeni che avvengono a una grande gamma di dimensioni, dalle dimensioni di un animale, come può essere un grande mammifero, fino alle dimensioni delle piccole molecole che governano, la vita sulla Terra, come il DNA, le proteine e questi tipi di molecole. Il corso di laurea in biologia molecolare approfondisce gli aspetti molecolari, biochimici e cellulari che sono a base dei diversi processi biologici. Quindi la cellula è la nostra unità di studio fondamentale. Per unità di studio fondamentale intendo fenomeni microscopici che avvengono all'interno della cellula, come la polimerizzazione del DNA, comportamenti cellulari come la divisione, il differenziamento e il movimento, ma anche fenomeni emergenti che derivano da popolazioni di cellule che cooperano per particolari attività. Seppur caratterizzata da una forte connotazione molecolare, la laurea in biologia molecolare mantiene una visione integrata del mondo biologico, sia a livello cellulare che di organismo, uomo compreso. Ci interessano quindi i meccanismi che legano le sequenze del DNA, quindi il genotipo di un animale, al suo fenotipo, cioè alla sua forma esterna, alle sue attività, alla sua fisiologia. E quindi, per quanto riguarda l'uomo, la relazione che c'è fra particolari nucleotidi o mutazioni di nucleotidi e le malattie genetiche che lo contraddistinguono. Il corso di studi è organizzato e prevede un test d'ingresso nella prima settimana di settembre con una pre-immatricolazione obbligatoria. Il numero di studenti è programmato e prevede 80 studenti per anno. C'è un obbligo di frequenza a lezioni e esercitazioni, ma ci sono facilitazioni per studenti lavoratori. Il corso è organizzato in semestri, gli esami sono al termine del semestre oppure nelle sessioni di recupero di luglio e settembre. Esistono degli sbarramenti per l'iscrizione agli anni successivi. Per l'iscrizione al secondo anno è necessario avere conseguito almeno 40 dei 60 CFU previsti e aver superato l'esame di matematica se attribuito in debito. Per l'iscrizione al terzo anno è necessario avere conseguito almeno 100 dei 120 CFU previsti, tra i quali i 60 del primo anno e gli esami di genetica 1 e biologia molecolare 1. Questi sbarramenti non devono preoccuparvi perché, come potete vedere da questo grafico, la stragrande maggioranza degli studenti consegue i CFU previsti al termine del primo anno di corso. E comunque più del 95% degli studenti riesce a laurearsi in corso. Per quanto riguarda il voto di laurea, la stragrande maggioranza dei nostri studenti si laurea con un voto superiore a 96 su 110, il 70% di questi studenti, appunto. Mentre il 10% degli studenti si laurea con un voto di 110 o 110 e lode. Cosa studierete nel corso dei 3 anni? Nel corso del primo anno ci saranno soprattutto esami di scienze di base come matematica, chimica, fisica, ma ci saranno anche dei corsi più prettamente biologici come biochimica 1, biochimica 2, informatiche e bioinformatiche, fondamenti di biologia. L'impegno prevede 5 giorni alla settimana di lezioni, con lezioni teoriche per 46 CFU per un totale di 368 ore e esercitazioni e laboratori per un totale di 14 CFU, cioè 224 ore. Come potete vedere, le ore di laboratorio sono importanti nel monte ore totale dell'anno. Durante il secondo anno ci sarà un approfondimento di scienze come la biologia cellulare, la fisica biologica, genetica, ingegneria genetica, biologia molecolare, istologia. Quindi chiaramente uno spostamento dell'attenzione verso materie prettamente biologiche. Anche qui sarete impegnati per 5 giorni alla settimana con 44 CFU di lezioni, teoriche e 10 CFU di esercitazioni e laboratori.
Nei nostri laboratori didattici potrete eseguire esperimenti e confrontarvi con veri e propri quesiti scientifici. Dovrete ideare gli esperimenti, programmarli, fare gli esperimenti in team, elaborare i risultati di questi esperimenti e confrontarli con i risultati ottenuti in letteratura. Al terzo anno ci saranno lezioni di bioinformatica, genetica 2, biologia molecolare 2, immunologia, fisiologia, ecologia e organismi modello in biologia. Come potete vedere, tutti i corsi sono di materie biologiche. L'impegno è piuttosto simile a quello degli anni precedenti, con 5 giorni alla settimana, 42 CFU di lezioni teoriche, 6 CFU di esercitazioni e laboratori. Rimarranno ancora 15 crediti, di cui 12 percorsi a vostra scelta e 3 di tirocinio in laboratorio e prova finale. Tutte le informazioni che vi ho dato e altre ancora sono reperibili al sito biologiamolecolare.biologia.unipd.it, di cui vedete l'indirizzo web sulla slide. In questo sito web potete trovare molte informazioni relativamente, ad esempio, ai criteri di iscrizione, agli orari dei semestri degli anni diversi, del primo, secondo, terzo anno, primo e secondo semestre, come confrontarvi con l'internazionalizzazione, quindi ad esempio Socrates ed Erasmus, sono dei programmi per la mobilità degli studenti, come trovare informazioni di e-learning e tutorato relative al corso di studio. Cosa potrete fare con la laurea triennale in biologia molecolare? Potrete o andare direttamente nel mondo del lavoro, laboratori di analisi, industrie farmaceutiche, agroalimentari, centri di ricerca e servizi di bioinformatica, oppure iscrivervi alla laurea magistrale di 2 anni, una laurea in biologia molecolare o in biologia sanitaria o la laurea magistrale che vi indirizzerà verso l'insegnamento. Dopo le lauree magistrali potrete ancora iscrivervi al dottorato di ricerca e dal dottorato di ricerca o dalla laurea magistrale ancora essere immessi nel mondo del lavoro. Quindi ancora laboratori di analisi e tutti i tipi di lavoro già descritti in precedenza. Per saperne di più sulle professioni a cui avete accesso con la laurea in biologia molecolare, potete indirizzarvi verso il sito unipd.it, laureati verso il lavoro. Tutte le nostre attività si svolgono presso il complesso biologico interdipartimentale Vallisneri, sito al Portello, e al complesso didattico Fiore di Botta, che è poche centinaia di metri dal Portello, dove vi aspettiamo numerosi per il prossimo anno accademico. Grazie e arrivederci.